Forza Italia sulle barricate contro la chiusura dei punti nascita di Ortona, Penne, Sulmone e Atri nel giorno in cui arriva proprio per Atri la firma del decreto di soppressione da parte del direttore generale dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano. I consiglieri Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri ed Emilio Iampiri denunciano il doppio gioco della maggioranza che ieri a conclusione di una conferenza fiume dei capigruppo aveva promesso di valutare meglio i numeri che imporrebbero le chiusure e se costa di più mantenere operativi i 4 punti nascita oppure potenziare gli altri punti nascita che dovranno farsi carico di un maggior numero di parti. E invece oggi la firma del primo decreto di chiusura in barba alle risoluzioni approvate in consiglio anche con i voti della maggioranza. E così Forza Italia è pronta a organizzare una grande manifestazione il 14 luglio fuori il Palazzo dell'Emiciclo e a chiedere la testa dell'assessore regionale Silvio Paolucci. No, qui siamo alla presa in giro delle comunità locali, dei sindaci e in generale degli abruzzesi, cioè mentre c'è un tavolo che certifica il fatto che costa meno mettere in sicurezza ciò che c'è, il giorno prima lo stesso soggetto a cui abbiamo chiesto di convocare questo tavolo e si è tenuto ieri, ovvero l'assessore Paolucci, dà mandato ai manager di chiudere i punti nascita. Il 14 luglio ci dovrebbe essere un consiglio regionale, presenteremo la sfiducia formale dell'assessore alla sanità e organizzeremo una grande manifestazione fuori dall'emiciclo, perché se la regione Abruzzo in questo momento pensa di governare senza confronto, allora vuol dire che l'emiciclo non ha più senso di esistere e noi staremo fuori con la gente a protestare.